Buongiorno ragazze e ragazze, oggi voglio parlarvi in primis dell'hobby show, della fiera hobby show alla Fiera di Roma, visto che ormai l'appuntamento già per l'hobby show direttamente all'interno dell'hobby show ve l'ha dato Valentina OOO, per tutte coloro che invece volessero venire con i mezzi pubblici. Io, Elisabetta Daffke, saremo insomma verso le 9, 9 e un quarto alla stazione Tiburtina, alla stazione della metropolitana. Quindi, appena uscite dalla metropolitana, su quel piazzaletto dove c'è la libreria, dove ci sono il giornalaio, insomma, in quella piazzetta lì, dalle 9, 9 e un quarto, noi aspetteremo tutte le persone che vogliono venire con noi, perché da lì prenderemo il trenino. Cioè sarebbe la metropolitana poi esterna che ci porterà direttamente all'hobby show. Quindi, se voi sotto questo video volete comunque scrivermi chi di voi viene, già mi farebbe una cortesia, in modo tale che, ecco, come ha detto Valentina, io so chi devo aspettare o meno. E quindi ecco, io ripeto, alle ore dalle 9, 9 e un quarto, domenica 16 ottobre. Io e Elisabetta Daffenke vi aspettiamo alla stazione Tiburtina. Chiunque volesse partecipare, ecco, fateci questa cortesia di mettere il nome sotto, in modo che io so, ecco, se devo aspettare quando sono le 9 e un quarto, cioè voglio dire, se alle 9 e un quarto una persona non è arrivata, però so che viene. Innanzitutto, comunque, se mi volete mandare un messaggio privato, io vi darò anche il numero di telefono, il mio numero di telefono, in modo tale che se c'è qualche inconveniente mi potete anche chiamare. Comunque, adesso bando alle ciance, volevo farvi vedere, quindi facciamo anche due chiacchierine, che cosa ho combinato insomma in questo periodo. Alcune cose già le avete viste, alcune cose invece non ve le ho fatte ancora vedere. Allora, uno, ho fatto per la prima volta la micro chainmail, cioè non so se riuscite a vederla perché non riesco a tenerla neanche io in mano, è una maglia bizantina. Vediamo se così si vede, si mette a fuoco. La mia non è una fotocamera. Comunque è una maglia bizantina con anellini di diametro interno 3 mm e diametro esterno, cioè il diametro del filo 0,80. Ho fatto questo pezzettino, credo che sarà il primo e l'ultimo perché non lo so come fa Yuki Fimo perché io ne sono cegata. Ok, sarà anche che io ho una certa età. Poi volevo farvi vedere il mio Chanlu teschioso. Questo è troppo bello, l'ho fatto per mia figlia e poi quello ce l'ha lei e questo ne ho fatto un altro con un bottone che poi dovrò colorare perché è grigio e non mi piace. Poi, vi ricordate con i fili dell'antenna, il famoso video riciclo? Allora, con la parte quella di metallo, la retina, quella che stava fuori al filo dell'antenna, ho creato questo anello. Io non so perché a voi le vostre telecamere vi prendono tutto, a me invece non si riprende niente. Vabbè. E ci ho messo queste tre perle da 8 mm, una color rame, un color bronzo e color oro. Nella stessa maniera ho creato questo bracciale, sempre con la rete dell'antenna, ho messo un nodo marinaro al centro e ho con un filo dorato. Ho messo lo stesso le tre perle come l'anello e poi ho chiuso con dei capicorda a borsetta si chiamano questi qui e un moschettone semplicissimo. Poi questo qui è il cabochon che non mi ricordo se poi ve l'ho fatto vedere così incastonato, il cabochon quello di Fimo cioè ad inclusione nella resina e poi dopo l'ho incastonato ho fatto un'incastonatura in broderie, vedete c'è la stoffa e ho fatto metà in argento e metà oro, sì, metà argento, poi dopo dice Miciola che è boiata, dice lei, io dico certo,
stupidaggini nero e argento, e dove ho fatto l'incastonatura argento ho messo degli Swarovski da 04 Jet AB, e dove invece c'è l'incastonatura nera ho messo degli Swarovski che sono, oddio, il nome non lo so, comunque un tipo argento AB. Quindi questo è il risultato, questo è il cabochon, che tanto comunque voi non vedete lo stesso perché lo uso. Poi, per quanto riguarda il wire, che già ve l'ho fatto vedere, ho creato questo orecchino. Questo è il mio primo orecchino wire, che mi sembra che già ve l'ho fatto vedere sull'altro video. Questo lo stesso ho fatto sia il ciondolo che la monachella. E poi ieri ne ho fatto un altro con il colore rame. Aspettate, un piccolo, devo soltanto mettere a posto la monachella. Comunque, questo l'ho fatto, ho fatto anche la base, questa qui tutto intorno, il rame, l'ho battuta. Poi ho fatto un pezzettino, cioè in brick stitch tre giri, uno con Delica color rame uguale da 0,11, e poi ho fatto un giro di rocaille 11,0, scusate, azzurro, colore sì, un celeste proprio. Poi dopo ho fatto un altro giro di rocaille 11 di Delica 11,0, e dopodiché ho fatto questi pennacchietti mettendo Delica e Swarovski in turchese, quindi questo è rame turchese. E poi ho creato la monachella, che adesso sta storta perché me ne sono accorta solo ora ora. Ho creato la monachella così, lo stesso con lo Swarovski da 04 turchese. Quindi, e poi ho fatto un altro anello con la tecnica, io la chiamo del polipo, perché abbraccia questi cabochon, queste cose. Comunque, niente di particolare. E poi, per mia suocera, ho finito la collana, quella che avevo fatto vedere con il cuore. Avevo fatto solo il ciondolo e poi ho messo in cobra e la chiusura a forma di cuore, come il ciondolino, anche questo diciamo incastonato con il filo wire, questo qui da 0,50 perché non avevo ancora lo 0,60. Quindi ecco, vi ho fatto vedere queste mie piccolissime creazioni, che cioè in questo periodo non sto facendo un granché perché non lo so, poca creatività, boh. Tanto tempo e poca creatività. E quindi adesso vi saluto e speriamo, insomma, di vederci in tante a Lobby Show. Mi raccomando, mandatemi messaggi con i vostri nomi, chi partecipa, in modo che così, ho detto, insomma, vi prendo, mi scrivo i nomi come farà Valentina. E così ci divertiamo. Io vi mando un bacio. E alla prossima!